Amici telespettatori, amiche telespettatrici, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Come sapete, il vostro talk show che va in onda ogni mercoledì dalle 21, a parte l'ultima puntata, abbiamo fatto un break, però ecco, ci siamo come al solito ogni mercoledì dalle 21 alle 22 e 20 sul canale 170. Trasmettiamo qui in diretta dagli studi di Rovigo di Prima Free, salutiamo la regia Alessandro, ma come sapete, non soltanto digitale terrestre, ma anche social. Ecco qui il nostro tutorial, basta andare sulla pagina Insieme Idee e Persone TV, che è il nostro contenitore dove mettiamo tutti, inseriamo tutte le nostre iniziative editoriali, anche grazie alla nostra testata, il Sestante News, tutte le informazioni, basta schiacciare guarda la diretta e c'è la possibilità di guardare esattamente tutto quello che succede qui in diretta dagli studi, lo guardate anche sui social, così se non riuscite a collegarvi al digitale terrestre. Fra l'altro vi chiedo anche la cortesia di risintonizzarlo perché il 170 c'è un rimescolamento continuo sulle frequenze di ogni regione. Il numero 170 è lo stesso in tutta Italia. Naturalmente gli argomenti sono molto interessanti, incalzanti, l'Europa, ci sono dei coinvolgimenti, come sa, dei coinvolgimenti diretti e indiretti, non si sa, parlamentari europei italiani che sono stati presi nella morsa, diciamo, della corruzione del Qatar, con i nostri ospiti cercheremo di capire come, la manovra economica, questo governo che non c'è, dov'è questo governo, che cosa sta facendo? Gli italiani se lo chiedono, nel frattempo e le bollette vanno avanti, gli interessi sempre più alti, bisogna capire cosa stiamo facendo, ma questi argomenti li discuteremo con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Abbiamo qui con noi alla nostra destra Carlo Guglielmo, Coraggio Italia, buonasera, benvenuto. Buonasera. Stefano Paesante, il nostro opinionista, dottore commercialista, bentornato, benvenuto. Buonasera a tutti e grazie dell'invito, Vincenzo. E poi abbiamo Alberto Ruggini, invece che è il referente di Più Europa per Padova. Buonasera, grazie per l'invito. Bentornato. Poi avremo anche due collegamenti Skype programmati con il nostro Salvatore Gigante, il nostro Sasà, che ci racconterà, ragazzi, vi ricordate, l'imprenditore che 3 settimane fa abbiamo intervistato dall'Isola d'Elba perché sta girando, perché è vittima delle tasse, quindi sta girando per creare consenso su questo argomento. Poi avremo invece un nostro nuovo collaboratore, passatemi il termine, un nostro collega con il quale ci collegheremo per degli aggiornamenti su argomenti specifici. Ogni 2 settimane, ogni 3 settimane affronteremo, si chiama Luciano Bosco da Torino e ci collegheremo con lui quanto prima. Bene, non mi resta che lanciare la sigla, rimanete con noi, a fra pochissimo. C'è un po' la macchinazione, c'è una politica bene, eccoci in diretta, 21.05. Spero anche i vostri orologi, ma ricordatevi che c'è anche la possibilità di mandare SMS oppure WhatsApp come preferite. Ecco qui direttamente il numero 351-084-5188. Fate commenti, fate domande anche ai nostri ospiti perché avete la possibilità di interagire direttamente. Ricordiamo, siamo in diretta nazionale qui dagli studi di Rovigo. Allora, senta, dottor Paesante, Stefano, ecco, più amichevolmente Stefano, io prima nella presentazione ho detto questo governo non c'è, cioè ecco una battuta che non sembra una battuta, ma alla fine, dopo che la Meloni ha fatto i suoi bravi giri di presentazione, si è anche ammalata come ci siamo ammalati nello stesso periodo più o meno, no? Però adesso, cioè, sono 2 mesi e passa che sono finite le elezioni politiche. Però qua non si vede tutte quelle belle promesse elettorali dove sono? Io mi ricordo il fervore, qualcuno oggi mi ha detto, ma Vincenzo, ti ricordi il fervore con la quale la Meloni parlava? Che noi abbiamo anche intervistata
alcune volte con la quale si vedeva la giugulare che diventava tutta rossa quando parlava di temi politici, facile stare all'opposizione, poi quando si è al governo magari si perde un po' di pathos. Diciamo che si perde un po' di sostanza poi quando è ora di fare le cose. Purtroppo devo dire che la partenza non è stata delle migliori, nel senso che si vede che ovviamente è un governo di destra e come dire, stanno mettendo in campo politiche di centrodestra in linea di massima. Però è anche vero che ci si aspettava un'azione più incisiva sulla manovra di governo che si sta, sulla manovra finanziaria che il governo sta varando, e invece al momento purtroppo non si vedono grandissimi, come dire, stravolgimenti dal punto di vista sia come dire, delle misure messe in campo dal punto di vista fiscale, perché purtroppo è una deformazione professionale. Ovviamente tutto gira poi attorno a quello che è il fisco e l'economia, perciò ovviamente tendo a guardare queste cose, ma onestamente anche guardando altri temi non ho visto grandissime misure anche in termini di aiuto alle famiglie, ad esempio per quanto riguarda il caro energia, il caro bollette, il caro carburante. Diciamo che sono state messe in campo le stesse misure più o meno che aveva messo in campo il governo Draghi, che era stato criticato e che poi alla fine era composto da tutte le forze politiche. E quindi devo dire che se dovessi riassumere un po', mi sembra una manovra un po' fiacca, un po' troppo fiacca, e quindi no, al momento è una partenza non così grandiosa dal mio punto di vista. Quindi poi ricordiamo che c'è anche la diretta Facebook, ci stiamo collegando direttamente alla mia pagina. Guglielmo, poi alla fine io mi ricordo le promesse elettorali, no? Cioè, vabbè, a parte gli alberi, diciamo che si parla di Berlusconi, piantiamo gli alberi, le pensioni 1000 euro, eccetera, eccetera. Qualche tema più green, vabbè, ma in campagna elettorale si sa, il mondo dei sogni, si cerca di prendere più voti possibile. Però adesso stanno governando, cioè non vedo quello sprint, quella voglia di riforma, perché poi dobbiamo anche immaginarci che lo Stato, così come è organizzato, è un po' vecchio, diciamo, so, c'è tanta burocrazia, c'è tanta sovrastruttura, ci sono troppi enti locali, ci sono troppi stipendi dati a direttori generali, ad amministratori delegati di questi enti locali. Immaginiamoci, magari fate una domanda ai vostri amministratori, quanti enti locali ci sono nelle vostre regioni, nei vostri comuni, nelle vostre province, e quindi alla fine tanti soldi che vanno via, e più di 200 miliardi si dice addirittura di sprechi annui, di soldi che vengono spesi male, e alla fine non c'è stata questa voglia di riforma. Ecco, l'unica cosa che vedo è 60 euro. Limite del POS, e no, forse è meglio 40, e no, poi lo aggiustiamo a 50. Cioè, sembra il mercato del pesce in cui non ci sia una volontà incisiva da parte della Meloni di dire questa è la cosa che va meglio per gli italiani. Guglielmo. Allora, non condivido naturalmente nulla del primo intervento fatto dal collega presente. Chiaramente, per chi non ha fatto amministrazione, per chi non ha mai governato neanche un comune di 1000 abitanti, non capisce, la difficoltà delle persone quando subentrano a un'altra amministrazione, come in questo caso il nuovo governo. Guglielmo, le faccio un inciso che il dottor Sì, Pesante è volevo consigliere interromperlo io, comunale. ma per educazione ho voluto lasciarlo No, è che no, questo no. è diritto di Io informazione, cioè il sono. consigliere comunale è il dottor Allora, Pesante. in materia ho avuto solo 29 anni di esperienza, quindi credo che di averne passate di amministrazioni. Quindi già su un comune è difficoltoso quando si subentra, perché già il personale stesso ti crea dei problemi. Posso immaginare negli apparati di Roma quanto sia difficile proporre, perché tutto in campagna elettorale è vero, si possono scrivere tante cose, poi si deve concretizzare avendo una squadra dentro. Io penso che la Meloni, questo governo, farà il meglio che si può fare nelle condizioni di debiti che abbiamo. L'importante è che non si può fare certo in 100 giorni. Sempre una volta, i primi 100 giorni devono passare. Io credo che la Meloni lo vedremo entro fine anno, sarà comunque un ottimo bilancio, se vogliamo, quindi sarà una finanziaria che comunque di meglio non si potrà fare, perché le difficoltà sicuramente ci sono.
quello che si dovevamo vedere, giudicare un governo, dobbiamo giudicare dopo alcuni anni per le sue scelte. E penso anche che molte delle cose, non dico tutto, ma moltissime delle cose promesse in campagna elettorale siano sicuramente portate a termine. Dobbiamo lasciare solamente lavorare, lo vedremo entro il fine dicembre. E di conseguenza, quando tu anche hai parlato, la preoccupazione più grande per quanto mi riguarda è che risolve il problema del 110. Una delle cose, perché moltissime attività delle aziende, imprese sono ferme, per capire se la proroga del 25 novembre ci sarà fino a fine gennaio o meno. Sicuramente il 110 è un punto importantissimo per lo sviluppo in Italia, perché ci sono tantissime migliaia e migliaia di dipendenti che stanno lavorando sul 110 Ecco, e che sono vediamo, fermati. governo poco coraggioso, un messaggio WhatsApp, poca differenza con i PDini, il PD evidentemente il Partito Democratico, alla faccia del pericolo populista. Ecco, quindi questo è un messaggio importante, cioè, quindi molti dicono qual è la differenza rispetto al passato, quindi mi sembra che l'agenda Draghi non sia, che sia una specie di prosecuzione dell'agenda Draghi, ma più che altro, e qua magari sentiamo Alberto Ruggin, più che altro mi sembra che questo, nel senso, il poco coraggio di chi ha paura di perdere il consenso elettorale. Io lo interpreto così, quindi faccio poco, così non scontento quasi nessuno, accontento tutti, ma nessuno è scontento. L'Italia comunque l'ha votato. Io l'invito che faccio la Meloni e chi magari del suo partito, il loro partito, e comunque che si ricordi Meloni che la gente l'ha votata per cambiare le cose, non per proseguire l'agenda Draghi. Ruggero. Ma io penso invece che il consenso lo perderanno, perché comunque ci sono già dei segnali, Fratelli d'Italia negli ultimi 2 settimane non sta più salendo nei sondaggi, la Lega è continuata a calare, Sta forza scendendo, si non sta sale, non scende, anche. quindi sta Quindi scendendo. penso che il consenso sarà destinato a calare, proprio perché alla fine non si tratta di avere esperienza di amministrazione, si tratta di non raccontare balle agli italiani, perché quando si promette per anni blocco navale sui migranti, negli ultimi 3 giorni sbarcano 2.500 immigrati, che per me non sono un problema perché l'immigrazione può essere tranquillamente gestita, ci si scontra proprio con la realtà che il blocco navale è una stupidaggine detta per prendere voti, ma poi per non fare assolutamente nulla. Si promettono pensioni a 1.000 euro per tutti, si promettono dentiere per tutti, si promette tutto il contrario di tutto che abbiamo sentito in questa campagna elettorale, e i fatti sono che oggi comunque bisogna fare una legge finanziaria che risponde a determinati obiettivi richiesti dall'Unione Europea, perché abbiamo dei soldi comunque da prendere dal PNRR. In verità questa manovra non è la migliore che ci possa essere, perché è stata bocciata su tutte le parti che riguardano appunto la lotta all'evasione fiscale. Un paese che va sostanzialmente indietro di 20 anni, si va di nuovo a togliere l'obbligo di accettare il pagamento col POS, che non si tratta di togliere il contante, si tratta di lasciare liberi i cittadini di poter pagare esattamente come vogliono. Perché io sono appena tornato dalla Bulgaria, che è il paese più povero dell'Unione Europea, e il caffè lo pagavo col bancomat. Sono stato a luglio in Ucraina in piena guerra e non ho mai prelevato la moneta ucraina, ho sempre pagato col bancomat in piena guerra. Qua invece si vuole tornare a fare ovviamente il favore furbetti, furbasti, con un paese che ha 100 miliardi di evasione fiscale, uno dei più alti in Europa, e infatti questa bocciatura è arrivata prontamente dall'Unione Europea. Io penso quindi che il consenso andrà calando, perché si sta andando totalmente all'incontrario di quello che si è promesso in campagna elettorale. Si fa gran poco in termini di investimenti, di crescita, non c'è assolutamente nulla per le imprese, perché dobbiamo dirle queste cose qua, cioè in questo momento per le imprese che devono creare sviluppo, crescita e lavoro in questo paese non viene fatto assolutamente niente, non viene fatto. Quindi sostanzialmente si prolungano ancora misure assistenzialiste, avevano promesso di abolire il reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza, dobbiamo dirlo chiaramente, viene di nuovo prorogato per tutto l'anno 2023, tutte le misure di bonus che sono state fatte vengono prorogate. L'unica cosa che avevano promesso per anni, a partire da Salvini, di togliere l'accisa sulla benzina, l'hanno rimessa. Cosa che Draghi aveva tolto, è stata rimessa l'accisa sulla Leggiamo, benzina, e ce ne siamo leggiamo. accorti i distributori di benzina. Ecco, quindi adesso dal 1 gennaio ritorneremo con le accise, diciamolo. Ecco qua un messaggio molto interessante, Ruggini, commentiamolo assieme. La destra più furba, ora a casa dei milioni di italiani, cartelle esattoriali sotto l'albero di Natale, delusione totale. Perché ricordiamolo, perché le cose non si dicono nel mainstream, cioè quelle, le trasmissioni quelle belle, no? Quelle che ci sono, i piani alti. Magari lo diciamo noi che siamo ai piani bassi, ci sono decine e decine di cartelle che arrivano ogni giorno
centinaia, migliaia di cartelle che arrivano ogni giorno agli imprenditori, alle famiglie, e sono sicuro che mai come in questo periodo avete ricevuto cartelle anche di 10 anni fa che magari non sapevate neanche di avere la multa, quintuplicate, decuplicate nel loro valore iniziale, magari di cui non sapevate assolutamente nulla. Ruggine, poi sentiamo il commercialista Stefano su questo argomento. Sì, anche, beh, poi c'è anche una misura che io continuo a sostenere. In questo paese purtroppo anche c'è la misura sulla rottamazione delle cartelle. Io non la trovo corretta perché alla fine comunque, noi dobbiamo dirlo, la maggior parte degli imprenditori e delle persone le tasse le paga in questo paese. Io non mi rifiuto di credere. Però c'è sempre questa piccola fetta che, guarda caso, bisogna comunque dargli una risposta in termini di elettorato, che alla fine deve sempre farla franca, perché arriva quel governo che a quella piccola fetta bisogna, eh sì, alla fine, guarda, facciamo la rottamazione, facciamo l'innalzamento del tetto del contante, perché puoi fare il furbetto dato che ci sono. E questo non è giusto nei confronti delle altre migliaia di imprenditori che pagano, hanno sempre pagato onestamente le tasse, e anche i cittadini, partite IVA che ci sono in questo paese, non è corretto. Invece così si continua a innescare questo meccanismo per il quale c'è un paese di persone oneste, che sono la stragrande maggioranza, e un paese di piccoli furbetti, che alla fine si vanno sempre a tutelare attraverso queste misure che, ripeto, andranno ad aumentare l'evasione fiscale. Poi non possiamo lamentarci se, programma del governo Meloni, si andranno a chiudere 700 istituti scolastici nei prossimi 3 anni, e l'Italia, la sanità che stiamo vedendo in questa regione Veneto, dove la lungodegenza viene tolta, si chiamano ospedali di comunità che dopo il 60° giorno si pagano 145 euro a persona, si chiama riorganizzazione sanitaria, ma in verità riorganizzazione si parla di tagli. Abbiamo medici di base in questa regione Veneto, ma come in tante altre regioni, che addirittura arrivano ad avere, l'abbiamo visto in una recente inchiesta giornalistica, fino a 1900 pazienti. Cioè ci stanno tagliando la sanità, ci stanno tagliando i servizi, e anche per questo, perché ovviamente quando le tasse non Ma non è entrano. questo governo che sta tagliando. Ok, allora nella legge di bilancio sono previsti tagli al fondo sanitario. Lei si informa, purtroppo questa legge di bilancio che state approvando in questi giorni in Parlamento prevede ancora un Sono ennesimo dieci taglio anni che si sta tagliando la sanità alla sanità. No, negli ultimi 3 anni con la pandemia si erano tornati un e non attimo erano a governi di rimettere centrodestra soldi. Adesso e si non sta di nuovo erano governi di tornando a centrodestra. tagliare. Si sta di nuovo tornando a tagliare, stanno privatizzando tutto a momenti, non so, ci pagheremo anche Allora, il prelievo del sangue, 150 euro, cioè non so, andremo ormai alla canale gas, perché non ci sono più medici, abbiamo tantissimi comuni che non hanno neanche il medico di base, questa è la però, realtà dei fatti. Paesante, un esponente di un partito più Europa, cioè insomma con una vocazione chiaramente a sinistra, Noi siamo liberali democratici, sì, insomma, siamo comunque non al siete a centro nel destra. Parlamento europeo, Renew Europe, No, come era no, tanto per però dare una collocazione, sì, liberali diciamo, sul democratici. panorama liberal democratici, però che mi parlano di aiuto alle imprese che manca, mi fa specie, cioè in effetti sul fronte invece di partiti come Fratelli d'Italia, come anche la Lega di Salvini, che hanno portato la bandiera della difesa dell'artigiano, dell'imprenditore, invece insomma c'è qualcosa che non va qua, quindi alla fine. Diciamo che ho sentito una serie di cose, diciamo, un po' contraddittorie durante questo intervento. È vero che non si può pretendere ovviamente di fare degli stravolgimenti grandissimi quando si passa da un governo all'altro. Io faccio parte di un'amministrazione locale, ho delle deleghe all'agricoltura, al bilancio e quant'altro, insomma, quindi qualcosa ne so di amministrazione locale, e capisco ovviamente che non è semplice intervenire sulle cose in maniera immediata. Diciamo che ci sono però delle cose, come si diceva prima, che sono state portate avanti per anni, come si diceva prima, anche delle accise, eccetera. Che sono cose che, come dire, poi quando si arriva al governo e si dice la prima cosa che farà è quella, e poi ne fai 1 milione, ma non fai quella. Dal mio punto di vista, strettamente, come dire, anche professionale, perché vado a vedere proprio quella che è la manovra finanziaria, sono state messe in campo delle misure molto, come dire, leggere per certi versi, e sono state fatte delle cose che, come dire, hanno più una valenza elettorale che economica, perché ad esempio lo spostamento della soglia del tetto al contante è una cosa che non, tra virgolette, non costa nulla, perché il governo non è che deve tirare fuori dei soldi per spostare il tetto del contante. E quando si parlava prima di andare all'estero, e all'estero c'è, come dire, il POS è libero, tra virgolette, la gente paga in contanti per qualsiasi somma,
Qua non c'era la libertà prima, tra virgolette, perché se io commerciante sono obbligato ad avere il POS, non sono libero di fare quello che voglio, sono obbligato ad avere il POS. E il POS va bene se le commissioni sono basse. Invece i commercianti si trovano delle commissioni molto alte. Sotto i 15 euro sono azzerate da 2 anni. No, non sono affatto azzerate. Informati cosa costa avere Intesa San Paolo. La maggior parte delle banche le ha totalmente tolte. Informati cosa costa il POS. Noleggio mensile. E chi lo paga il noleggio mensile? Che è a prescindere dalle transazioni. Quindi è bene, mi sta dando ragione, che a prescindere dalle transazioni è noleggio fisso. Ma sotto le 15 euro le transazioni. Ma scusa, se mi costa avere la macchinetta del POS perché devo collegarlo a internet, devo pagare un canone mensile, non è mica un costo quello lì, e chi lo paga? Alla fine lo paga l'imprenditore, che non può nemmeno alzare i prezzi, perché dopo, altrimenti perde pure i clienti. Quindi non diciamo delle fesserie. No, nemmeno stiamo parlando di un'altra quando cosa. Quando si parla di aiuti alle imprese, si parla di 10 anni di governo dove non è stato fatto nulla per le imprese. Nulla di nulla. E l'unica cosa che è stata fatta negli ultimi anni è stato il reddito di cittadinanza, che non ha nulla a che fare con gli investimenti per le imprese. Invece di creare lavoro si va a buttare i soldi dando il reddito di cittadinanza a tutti. Il reddito di cittadinanza è giusto, ma deve essere un sistema che deve entrare in campo in estrema ratio, non deve essere una cosa che lo diamo a tutti e poi non si sa neanche più a chi lo si dà. La regola deve essere investire, detassare, dare la possibilità alle aziende di investire, detassare il lavoro dipendente. Ad esempio, nella manovra è prevista una detassazione per il lavoro dipendente del 2%. Ma dove vai col 2%? Ma cosa pensate, che uno che gli tolgono il 2% delle tasse dello stipendio come lavoro dipendente domani spende e spande? Cioè, non è una manovra, diciamo che non sono d'accordo sicuramente con le politiche che sono state fatte in passato. Però bisogna dire anche che con le politiche che sono state poste in essere oggi, che per carità ci vorrà pure del tempo per poter fare delle cose, come dire, più profonde e più incisive, ma allo stesso tempo quello che è stato fatto oggi, seppur magari nella direzione giusta, non è sufficiente, è troppo poco, questo è poco ma sicuro. Va bene, allora lanciamo un piccolo sacchetto pubblicitario e poi dopo ci collegheremo con Sasà, il nostro corrispondente imprenditore che in giro per l'Italia in bicicletta per raccogliere consenso sul fatto che lui ha chiuso l'attività per colpa dello Stato, quindi lui si dichiara fottuto dallo Stato, possiamo dirlo, perché in questo caso non è una parolaccia. A fra pochissimo. Bene, eccoci qua di nuovo in diretta, 21:26-27, qua siamo in diretta dagli studi di canale Prima Free, 351-084-5188 il nostro cellulare WhatsApp dove potete mandare i vostri messaggi.
e vorrei, anche SMS, vorrei collegarmi invece con Sasà. Vediamo se riusciamo a creare. Eccolo qua, eccolo qua. Ciao Sasà, come andiamo allora? Ciao, ciao a tutto il gruppo. Bene, Mi fa bene. piacere rivedervi. Bene, sì, no, infatti abbiamo deciso, come, grazie alla tua disponibilità, di collegarci ogni 2 o 3 settimane per capire com'è la situazione. L'ultima volta eri all'Elba, faceva un po' più caldo, invece adesso sei in Sardegna. Ci vuoi raccontare un po' com'è la situazione adesso, dove sei? Ma racconterei appunto che lasciando l'Elba ho fatto un bel percorso lungo e faticoso anche perché ho incontrato anche la pioggia dove mi ha un po' danneggiato nel senso il percorso perché mi ha fatto arrivare un raffreddore perché gli raffreddori esistono ancora, invece qua mi sembra che si parla solo di Covid. Comunque Vero, vero. io il raffreddore li curo con un buon latte caldo bollente con il rum dentro, infatti dopo 2 giorni mi è andato via. Bene, Adesso bene, mi trovo in Sardegna, dopo aver traghettato da Civitavecchia, fatto quasi 1.000 km, anzi adesso sono arrivato a 1.300. bene. Bene, bene. Senti, Esattamente, è allora, faticoso. so che, Sì. Sasà, che hai una tua pagina Facebook che io voglio mettere in evidenza. Vediamo, regia, se riusciamo. Vuoi Sì. dire qual è, così le persone li possono seguire se hanno il piacere di vedere i tuoi spostamenti. Diciamo qual è, Sasà. Mi hai sentito? Sassà Gigante, scusa. Qual è la pagina, come si chiama, scusa? Ecco, Fottuto dallo Stato, Sassà Gigante. Fottuto dallo Stato, dai. La fottuto dallo pagina, Stato è insomma. molto semplice, molto. Se no quella personale, però c'è Fottuto dallo Stato, ho fatto una pagina su quella storia, su quello che è successo. Bene, bene. Mi ha Allora, dato quindi abbiamo motivo detto, di partire. quindi ricordiamo, per chi volesse da casa seguirti i tuoi spostamenti, c'è Fottuto dallo Stato, che è la tua pagina, non è una parolaccia, ma è esattamente la tua pagina. Senti, Non è una parolaccia, non esatto, è una cioè, nel parolaccia. senso che qualcuno. Essere stati fregati dallo Stato, dal governo, dal nostro governo, non mi sembra una parolaccia, è Assolutamente. realtà. Senti, che accoglienza hai avuto in Sardegna? Io poi saluto la Sardegna Allora, in perché ho Sardegna è lavorato anche a Cagliari parecchi un'isola mesi. felice, cioè felice sotto un punto di vista perché è una bella isola e comunque ho riscontrato molte belle persone che mi piacerebbe salutare e ringraziare tutti i giorni. Compresi quelli che ho nel passaggio fino adesso che ho avuto, perché ho avuto anche bei riscontri anche prima. Però ecco, queste sono immagini dove non ho potuto avere ospitalità e ho dormito sotto dei ponti, sotto dei sì, questo è un imbarco vicino al barcaiolo, vicino alle barche. Sì. Infatti, queste qua sono barche per pescare. E io ho trovato un posticino lì, addirittura con le telecamere. A un certo punto è venuto un uomo, mi ha detto posso dormire qua, sto cercando solo spazio e mi ha lasciato dormire. Qua invece siamo, Sì. aspetta, non mi ricordo più perché è un casino, perché ogni giorno cambio posto, quindi è Beh, è difficile chiaro. ricordare. Comunque Comunque va bene, stai io. ricevendo accoglienza, cioè comunque continui. La tua, ecco, ricordiamo a casa il motivo per cui stai facendo questa, che non è una gita turistica, ma Non è una ricordiamo il gita motivo. turistica come tanti hanno detto. Non ho soldi per viaggiare, non sono ricco, mi sono dovuto adeguare al sistema, nel senso che per non pagare l'avrei fatto, tanta gente mi ha detto fai in moto, falla in macchina, ho detto no, assolutamente no, perché è una protesta contro il nostro governo che ci sta massacrando e quindi non sto pagando la benzina, quindi in Ecco, bicicletta. ti interrompo un attimo, Sassana. La regia mi dice che stanno arrivando molti messaggi. Ecco, il più significativo è questo, a tuo sostegno. Quindi molti messaggi, il più bello è questo qua. Ciao Sassà, ti pensiamo sempre, ti mandiamo i nostri pensieri positivi. Un saluto dall'Alta Valsugana, Marco, Simone e No. Silvia, mi pare. Sì, Silvia. Quindi ecco, però mi dice la regia, adesso mi ha mandato un messaggio, che stanno arrivando molti messaggi di solidarietà. Quindi tu stai facendo questa, tra virgolette, testimonianza, chiamiamola così, Protesta, per protesta. sensibilizzare le persone sul fatto che ci sono molti imprenditori che stanno soffrendo per colpa dello Stato. E comunque sto incrociando tante persone che la pensano come me e siamo in moltissimi ed è quello che sto dimostrando. Io in pratica sono partito per una protesta, ma ne sto incontrando tantissime altre. Se ci uniamo e facciamo voce, al popolo, diamo voce al popolo, come io adesso sto portando faccio da postino, sinceramente, sto portando la lettera dove arrivo e la ricevo al contrario. Quindi mi stanno sostenendo su tutti i fronti. E
E devo dire, non solo moralmente mi stanno accanto, ma anche finanziariamente c'è gente che mi sta sostenendo anche il viaggio, perché dice: tu, scusa, mi viene da piangere, scusa. No, tranquillo, 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 non ti preoccupare, sono argomenti che possiamo comprendere perché stai facendo dei sacrifici, le persone per fortuna lo riconoscono e quindi ti Sì, mi sostengono. sostengono perché sono insieme a me nel Esatto, ti viaggio. sostengono perché credono, Questo è perché importante. appunto purtroppo sai, tu sfondi una porta aperta, sei un testimonial di sofferenze che hanno riguardato te, ma che riguardano anche tante altre decine di italiani. Ecco qua un altro messaggio, la regia Forza Sasà, siamo tutti con te, resisti. Quindi devi, Non ecco, mollo, la non forza, mollo, esatto, la non mollo. forza, tutte queste persone Sasà devono darti la forza e l'energia per andare avanti, perché comunque tu sei un testimone buono, innocente, gentile, ma nello stesso tempo fermo e determinato di quello che stanno soffrendo decine e decine di imprenditori vessati dalle tasse, perché ricordiamo che abbiamo uno Stato che invece di aiutare gli imprenditori e di agevolare i pagamenti delle tasse, perché poi alla fine non siamo delle bollette, abbiamo uno Stato invece che prevarica l'imprenditore, che è sempre un atteggiamento bruttissimo. Tant'è infatti che questo governo sembra usare come spauracchio, cambiamo atteggiamento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, deve cambiare atteggiamento nei confronti degli imprenditori, però le cartelle esattoriali arrivano lo stesso, cara signora Meloni, quindi si faccia un po' due conti. Ma io se dovrei aprire una parentesi su quello che ho sentito prima su un collega che parlava del POS, no? Che noi come ristoratori dovremmo essere obbligati. Io sinceramente sono sempre stato contrario, anche già dagli anni 90, perché io avevo in passato avuto un'officina per conto mio, che ho lasciato grazie ad Agnelli, perché con i suoi lavoretti che ha fatto ha rovinato un po' il mercato. Io il POS già allora non lo volevo usare, non l'ho mai usato, dire la verità, e mi è successo una cosa prima di partire, grazie a un avvocato che mi doveva sostenere, invece mi ha causato un danno. Mi ha pignorato l'immobile per 1.900 euro e io dovevo andare a pagare in tribunale a Torino, no? Mi sono mosso sono 70 km da Torino. E mi sono mosso per andare a pagare le rate, perché poi volevo pagare le rate, dentro il Tribunale di Torino. Come funziona? Mi hanno detto: devi aprire un banco posta dentro il Tribunale. Quindi c'è un banco posta dentro il Tribunale. Apro sto libretto postale, detto: dove devo andare? Vado allo sportello a pagare. Io, siccome non pago col POS, prendo i soldi, 197 € e pago la prima rata. Gli ho detto: le prossime le pago però dove abito, no? Sono 100, a 70 km. Cosa faccio? Mi fa: no, deve venire qua ogni mese a pagare in contanti. Scusi, perché? Ah, qui dentro funziona così. Mi hanno risposto così. E io cosa ho detto? Va bene, adesso va bene, se devo venire ogni mese, io riprendo il libretto postale. No, di qua dentro non deve uscire niente. Ditemi voi come funziona. Ditemelo Sì, voi. no, è vero, funziona così, purtroppo in questo caso lo Stato, Questo è il il sistema, e primo, questo è il sistema. mi Dovrebbero risulta dare che sia ancora così. l'esempio, dovrebbero dare l'esempio. E io mi obblighi a mettere il Se posto che mi costa intervengo, 1.200 euro all'amministrazione all'anno? pubblica si È paga tutto. obbligatorio? Ma non Ma esiste, non esiste. adesso è obbligatorio pagare tutto con il POS. Non In tutte solo, le cioè fino a amministrazioni uno o due anni fa pubbliche, era ancora così, anche le adesso non mense so. scolastiche, anche le rette, oggi si paga tutto Non esclusivamente so con per il i POS. pignoramenti Nei per la comuni, visita nelle del anagrafi, è già tribunale. entrata in Ma vigore da 2 anni il questa pubblico legge. lo può fare, ma no peggiorare il privato, Ma noi non a stiamo appesantire, cioè non deve dicendo. essere il privato a No, fare la noi guardia. non stiamo dicendo di abolire il Poi contante, stiamo dicendo di lasciare la libertà alle persone di pagare come vogliono, punto, nient'altro, né più né meno. ecco, Sasà, scusa, ci vuoi dire esattamente dove sei in questo momento, che città sei, che paese sei, A così va? Sassari. Ecco, Ah, Sassari, perfetto. Allora salutiamo tutti gli amici di Sassari perché ricordiamo che ci possono. dai, facciamoci vedere. Facciamoci vedere, Ce ecco, l'ho, sì, eh. assolutamente. Andiamo Dov'hai i a bere un prossimi giorni? pezzo, dai, su, facciamoci vedere. L'ospite, no? Siamo in Facciamoci, diretta, ecco, siamo in diretta. salutiamo tutti gli amici di Dai, vieni qua, Sassari. vieni. Ecco, Siamo siamo in in diretta diretta. Io nazionale. ah, ci sei anche tu. Dai, Salutiamo, ecco. una parte, gli altri non ci stanno nello schermo. Esatto, non ci sono, ecco qua, salutiamo tutti. E, senti, Sasà, ecco un'altra cosa, lascia pure i tuoi amici vicino a te. Che cosa ti chiedono le persone quando ti incontrano? Qual è le prime parole che ti dicono? Quali sono le Ma cose che. guarda, sono tutti a favore mio quando vedono la scritta fottuto dallo Stato, no? L'unico problema è che mi dicono:
non sei l'unico. E io invece dico sì, sono l'unico, perché sono l'unico in bicicletta e sto protestando in tutto il territorio italiano. Allora dico, prenditi una bicicletta e vieni con me. Ecco, Aiuto, ciao. ho bisogno di questo sostegno. Ciao Sasà, sono Simone, il bambino di Bardonecchia. Tieni duro e non mollare, quindi penso che mi Non ricordo. mollo, non mollo. L'ultima telefonata che ho ricevuto, che mi hanno chiamato in tre, un giorno, 3 giorni fa, mi ha detto, tu hai vinto, ritorna indietro, mi ha detto, perché stai facendo un sacrificio enorme. E io ho detto, no, io non mollo. La seconda telefonata mi ha detto, guarda che stai rischiando, sei in bicicletta, adesso arriva l'inverno. E ho detto, io non mollo. Il terzo mi ha detto, dimmi dove sei che ti venga a prendere, che stai facendo, hai vinto, basta, basta così, basta così. Bene, bene. Qual è? Allora, poi ecco qua addirittura una cosa, ciao Sasà, da tuo fratello Maurizio, quindi insomma entriamo anche Maurizio, ciao. molto sul familiare, però ripeto, Ciao a tutti purtroppo mi perché vi voglio dicono, bene. Sasà, mi dicono la regia che siamo intasati di messaggi, mi fa molto piacere per la tua iniziativa. Ecco, le feste si avvicinano, le feste si passano in famiglia, tu, la tua famiglia che ti ospita, qual è? L'Italia, la Sardegna, Questo non lo Sassari? so perché a me, guarda, sto molto male perché vorrei stare con le mie figlie, le mie bambine, la mia famiglia. Come ho sempre fatto di Natale, e quest'anno invece purtroppo non riesco a farlo perché sto cercando di finire questo viaggio che voglio portare al termine. Dico solo a tutte le altre persone che hanno creduto al sistema di mettere tutte le palle che il nostro governo gli ha raccontato all'albero di Natale. Non so quanti sarebbe un albero grande, diciamo, sarebbe un albero abbastanza grande, però noi ti posso dire, Questo Sasà, qua è che un bel inizio. noi in ogni trasmissione facciamo promemoria di tutte. Io mi ricordo delle cose che hanno promesso in campagna elettorale, Bravo, in ogni bravo. trasmissione le tiro fuori e cerco di Non credo più una capire parola. se le faranno o no, ma io no, vigileremo e la nostra attenzione della trasmissione sarà proprio su questi argomenti. Allora, Sasà, ti ringrazio. Noi ci vediamo i primi di gennaio perché ovviamente passa buone feste. Un saluto ai tuoi amici che veramente dovete essere orgogliosi di sostenere, lo dico ai tuoi amici, a tutti quelli che hanno sostenuto Sasà, quelli che sono presenti adesso in trasmissione, quelli che ti ospiteranno domani, perché tu stai facendo una cosa bella, coraggiosa, e ti posso dire che hai tutto il sostegno mio personale, della mia redazione e di tutte le Grazie, persone che mi grazie. conoscono, sanno tutti di te, quindi ti invito a non mollare perché è questo che vogliono i governanti in generale, farci desistere. Invece tu devi resistere perché No, comunque no, stai portando no. avanti una battaglia giusta e pulita, una battaglia giusta. Pulita sicuro perché non ho armi. Non ho armi. Io Esatto, sono con una bicicletta che mi hanno prestato. Mi hanno prestato perché non sono un ciclista. Lo quindi ricordo a chi magari dice, tanto lui è un ciclista, va a fare le ferie. No, purtroppo non è così. Non è ecco, così. quindi continua così, noi ti sosterremo sempre, ci vediamo. Scusa un attimo, posso dire solo, voleva solo dire qualcosetta a lui. Sì, avanti, sì, prego. Allora, intanto siamo onorati di aver conosciuto Sasà, grazie mille per l'appoggio che mi ha spiegato Sasà, che state dando tramite la trasmissione, e complimenti. Volevo Grazie. solo dire che noi abbiamo costituito un gruppo, o meglio una rete proprio di solidarietà, di tanti, che riunisce tantissimi gruppi in tutta la Sardegna. Questa rete si chiama Rete Libera Esistenza Sarda, tutto attaccato, Libera Bene, Esistenza Sarda. ok. Abbiamo un canale e grazie anche a questi e tanti contatti di gruppi in tutta la Sardegna, ci siamo già messi in contatto anche oggi, quindi in modo che Sasà possa continuare il suo viaggio abbracciato da tanti gruppi sardi che sostengono la libertà di scelta e la creazione di un mondo più bello, un mondo migliore. Grazie davvero. Bene, grazie allora, grazie di questa bellissima iniziativa. Quindi mi fa piacere, Sasà, che hai l'ospitalità, il sostegno degli imprenditori di questa rete della Sardegna. Poi io sono molto legato alla Sardegna perché quando ero ragazzo ho lavorato 6 mesi a Cagliari, quindi insomma mi ricordo molto bene l'ospitalità, il bellissimo clima, la bellissima regione che è la Sardegna. E quindi un saluto a tutta la Sardegna e continua così, Sasà, mi raccomando. Noi ci vediamo l'11 gennaio quando riprenderemo le trasmissioni dopo le
dopo le festività, perché dobbiamo assolutamente fare un altro punto della situazione, andare avanti con l'informazione, andare avanti col sostegno da parte della nostra redazione alla tua iniziativa che sposiamo in pieno. Quindi massimo sostegno, non mollare assolutamente, perché tu rappresenti tutti noi, imprenditori, professionisti e semplici cittadini che sono vessati dallo Stato. Quindi massima solidarietà. Ti ringrazio di cuore e Grazie. vi voglio bene. Fatevi buone feste anche voi. Grazie. Buone feste, un saluto a te, a tutti i tuoi amici e a tutti i tuoi Ciao. fan che ti seguono in tutta Italia. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao. Bene, sicuramente Sasà è un testimone al pulito, sincero, genuino di quelle che sono le sofferenze che ogni giorno purtroppo gli italiani ricevono in silenzio, perché non tutti possono partecipare alle trasmissioni, non tutti possono andare in bicicletta, non tutti hanno la fortuna di poter mettersi in gioco o in evidenza e raccontare le proprie storie. Quindi Sasà lo ha fatto ed è lui il testimonial di ogni cittadino che in questo momento sta soffrendo per colpa del Covid, per colpa di scelte non sempre oculate o operate dai nostri governanti. Insomma, alla fine si spera che possano porvi rimedio, anche se, ahimè, vedo che l'inizio di questo governo non mi sembra il migliore auspicabile. Quindi lanciamo regia alla pubblicità e poi torniamo in diretta qui dai nostri studi. Ricordiamo 351 084 5188. Chi volesse eventualmente mandare anche dei messaggi o fare delle domande ai nostri ospiti. A fra pochissimo. Sono le 21:45, 351 084 5188, SMS e WhatsApp, se volete dire la vostra su quello che abbiamo discusso finora. Quindi vi ricordiamo Sasà con la sua pagina Facebook Fottuto dallo Stato, ci racconta, porta le sue testimonianze in giro per l'Italia di quello che ha subito, raccogliendo, come abbiamo visto, anche in questo caso in Sardegna, una rete di contatti di imprenditori che stanno, come dire, subendo la stessa situazione, semplici cittadini, perché poi parliamo anche di quello non necessariamente di imprenditori. Rugin, cosa ne pensa, diciamo, di questa situazione di gigante che è in giro per l'Italia? Ma come appunto la storia di questo imprenditore che abbiamo sentito, ce ne sono tantissime. Io parlo anche da pedagogista, lavoro nel sociale e penso che un paese democratico, civile, che vuole veramente guardare all'interesse della nazione, prima di tutto non possa permettersi di lasciare indietro nessuno. E quindi non è un discorso di assistenzialismo, è un discorso proprio che bisogna dare delle misure urgenti a tutti gli imprenditori, ai lavoratori che in questo momento stanno soffrendo, perché ci sono veramente migliaia, si parla anche di quasi 1 milione di bambini che vivono sotto la soglia di povertà. Siamo un paese fondatore dell'Unione Europea e la povertà di fatto c'è,
questa pandemia, questi 2 anni di chiusure, di restrizioni, la guerra, adesso l'aumento dell'inflazione sta di nuovo acuendo i problemi. Penso che uno Stato non possa permettersi di lasciare indietro nessuno, anche perché poi ci rimettiamo tutti, tornando al discorso di prima, quando il sistema paese salta, nel senso che saltano degli imprenditori, salta la piccola media azienda e comunque non si crea più lavoro, non si crea più. Che cosa accade a un paese che non ha una prospettiva, non ha un futuro? Quindi credo che da un punto di vista sociale, anche il discorso del reddito di cittadinanza, io non sono favorevole di base al reddito di cittadinanza, penso però che un paracadute sociale sia al lavoratore che all'imprenditore che in un momento drammatico della sua vita perde il lavoro ci debba essere. Uno Stato non può lasciare indietro nessuno e deve avere con lo stesso Stato l'interesse di rimettere in piedi quella persona che ha avuto un piccolo incidente durante il suo percorso. Quindi deve essere proprio un investimento, il lavoratore non è che deve essere la paghetta vita natural durante il reddito di cittadinanza, così come l'imprenditore deve essere sostenuto, lo Stato deve credere che il cittadino, l'individuo, possa riscattarsi e può essere reinserito nel mondo del lavoro in qualunque momento, ma deve Guglielmo, essere sostenuto. sono d'accordo, Guglielmo, però in effetti a me sembra che negli ultimi 9 anni questo governo di sinistra non è che abbia fatto granché per gli imprenditori. Qua si parla di, vi ricordate, settembre di 2 anni fa, 3 anni fa, gli imprenditori evasori, tutti assassini, tutti da massacrare, bisogna riempirli di tasse. Vabbè, hanno parlato anche della tassa sulle merendine, ve lo voglio ricordare, quelli del Movimento 5 Stelle, tanto per fare un po' di corretta informazione. Però è sempre stato visto Guglielmo l'imprenditore come il cattivone, no? Solo l'evasore, sono tutti evasori, sono tutti antipatici, sono tutti sfruttatori. Voi insomma, se lo ricorda Guglielmo, ad agosto, settembre, quelle Certo. testimonianze di quei lavoratori, magari sarà capitato uno veramente su 100, uno su 1000 di lavoratore che gli hanno preso 200 euro, 300 euro, da quella lì via tutti i giornali di un certo mainstream che hanno fatto altro che parlare degli imprenditori sfruttatori e di queste cose qua. Io penso che sia il caso di finirla, cioè di considerare l'imprenditore come un cattivone, come un usurpatore, come uno sfruttatore, come un evasore, perché poi alla fine non mica possiamo diventare tutti impiegati statali, Guglielmo. Certo, sono d'accordo. Allora, la cosa che mi fa arrabbiare, ma tantissimo, è da settembre, da quando il centrodestra ha vinto queste elezioni, che la sinistra, quando viene, cioè personaggi importanti della sinistra in modo particolare, tutti dell'ex governo che hanno governato gli ultimi 10 anni, hanno la bacchetta magica. Cioè, vanno a criticare che la Meloni dovrebbe fare questo, dovrebbe fare quell'altro. Loro in 10 anni non l'hanno mai fatto. Lo stesso vale per le imprese, lo stesso vale per quanto anche riguarda, che prima si parlava del POS, poi ritorno sugli imprenditori. Sul discorso del POS, io sono per la libertà del cittadino che possa andare se ha delle monete da spendere. Sono per il negoziante, se ritiene opportuno che nel suo commercio serve anche a accontentare quella clientela che vuole pagare attraverso il POS, ma non obbligarlo, perché non deve essere il privato a garantire allo Stato un'eventuale evasione. Deve essere lo Stato con le sue forze a fare questi controlli, deve essere lo Stato essere più presente, come nella sicurezza, che tutt'oggi chiaramente non ha la bacchetta magica. Certo, il governo della Meloni a migliorare i quartieri, parlo per Padova, parlo per qualsiasi città che abbia in modo particolare molti extracomunitari presenti o altre persone di altre origini Però dell'Europa. mi perdoni, ma questa è una contraddizione che stai dicendo, perché è stato dimostrato che nei paesi dove c'è meno contante le rapine sono diminuite in quei negozi, perché se tutto è tracciato elettronicamente, chi è che va con una pistola alla tempia da un barista, da un negoziante, oppure magari che toglie la borsa a una signora che passa per la strada, perché contanti non ne trova. Quindi in verità aumentare il pagamento elettronico ha dimostrato che è proprio una questione. Quindi uno che è per la sicurezza dovrebbe essere per il pagamento elettronico,
uno che è per i contanti, è per le rapine, per i furti. Questo è assolutamente un no, dato di la fatto. sicurezza Tra l'altro, lo dà lo Stato. è stato dimostrato che il contante costa molto di più all'imprenditore, perché l'assicurazione che bisogna stipulare, i soldi, i costi della rapina e dei furti, il contante costa molto di più da mantenere se uno rispetto fa una al noleggio rapina, mensile gli è di qualche concesso di euro, di dormire una in stazione, gli è concesso di dormire per strada. Questo è l'aspetto negativo di quello che stai dicendo. Cioè, chi è il rapinatore? Chi è il rapinatore? Il benestante? Difficilmente uno su un milione forse di rapinatori. Sono persone che vivono oggi abbandonati, anche, soprattutto abbandonati da quelle anche cooperative, abbandonati da cosa quelle stai persone che dicendo? vantano a livello nazionale e locale un avvicinamento a queste persone che dormono, che vivono, specialmente questo inverno che stanno affrontando malamente, che l'unica alternativa per mangiare, per avere qualcosa, è quella di andare a rubare, Dicendo gli atti di danneggiare. evasione fiscale che al nostro paese quelli non sono furti, secondo lei. Cioè lei è praticamente lei veramente vuole dire che quello che scippa è più ladro di uno che evade le tasse con 100 miliardi che il nostro paese conta di evasione fiscale. Cioè lei Quello che non è un evade vuol ladro. dire che negli strumenti dello Stato c'è una falla, e non è da adesso, e non è certo da questi 90 Comunque giorni è del stato dimostrato, governo. più Comunque, contante c'è, più evasione c'è. Ormai i dati sono chiarissimi. vorrei inserirmi, scusate, vorrei inserirmi su questo aspetto perché vorrei che fosse chiaro il concetto, che non possiamo, come ho detto prima, non possiamo fare una demagogia sul fatto che c'è un evasore, uno che non fa lo scontrino, e dire, allora, siccome c'è uno che non fa lo scontrino, allora creiamo un sistema di polizia per cui tutti gli imprenditori devono essere massacrati. Non è perché uno ha dato 200 euro al mese, ci hanno anche raccontato in redazione una testimonianza diretta, parliamo a Venezia e non di, ecco qua adesso salutiamo il nostro ospite che vedo che è in collegamento. Non è che succedono solo a Napoli o a Palermo queste cose qua, anche a Venezia sono successe recentemente delle testimonianze che ci hanno raccontato. Però non possiamo sempre criminalizzare l'imprenditore, perché io dico sempre che il denaro comunque è forma di libertà, avere il contante è un'opzione di libertà, uno poi preferisce pagare l'assicurazione, ma questo non deve decidere lo Stato cosa è giusto o Però non è non giusto. togliamo la Allora, libertà di pagare con facciamo, chi però vuole. non obblighiamo nessuno, secondo me. Ecco, parliamo con Luciano Bosco che vedo collegato. Carissimo Luciano, buonasera, ti presento subito, vediamo un po', creiamo il collegamento, ci sei Luciano? Sì, buonasera. Ecco, magari grazie, buonasera, benvenuto. Luciano Bosco ci accompagnerà nei prossimi mesi con delle testimonianze anche interessanti, lo salutiamo e lo presentiamo. Ha deciso di, il suo sottopancio, il sottotitolo, sotto il suo nome, una bellissima frase che mi è piaciuta moltissimo, sovranista sarà lei, perché poi alla fine questo aspetto lo approfondiremo nel tempo. Però, ecco, Luciano, tu chiami, sei da Torino. E con te vorrei affrontare un argomento molto, molto, molto delicato, che con la fratellità poi nessuno ne parla, nessuno ha il coraggio di parlarne, però noi invece ne facciamo una bella testimonianza. I derivati che attanagliano i bilanci di molti comuni italiani, che poi sono sempre messi in una postilla sotto, oppure non se ne parla, non si fa informazione, che costituiscono una perdita economica per molti bilanci. Prima di tutto spieghiamo cosa sono questi derivati, lo spieghiamo al popolo, a casa, a tutte le persone che ci ascoltano. Sì, grazie, buonasera, buonasera a tutti. Ma intanto un'indagine del 2018 fatta da Banca d'Italia dice che l'esposizione degli enti pubblici sui titoli derivati è in calo, ma le perdite potenziali superano di gran lunga i possibili guadagni. Che cos'è un derivato? Un contratto derivato è un contratto che viene sottoscritto tra due parti, quindi in questo caso tra un comune e una controparte bancaria, e servono ai comuni per coprirsi, laddove hanno sottoscritto dei finanziamenti a tasso variabile, dal rischio di oscillazione dei tassi. Quindi tu sottoscrivi un contratto a tasso variabile all'1,5%, poi se il tasso arriva al 4 o 5 hai dei costi che lievitano. Quindi vengono fatti e se sono fatti bene servono. Il problema è che per farli bene bisogna avere delle competenze. Competenze che
quasi mai i comuni hanno, Quindi insomma. praticamente io mi ricordo che c'è stato un periodo in cui moltissimi comuni hanno fatto operazioni, chiamiamole così come sono, Luciano, operazioni speculative, cioè per cercare di, come dire, anche di quadrare un po' il bilancio, perché magari mi metto a fare una specie, il derivato alla fine è una specie di assicurazione, scommetto, mi copro dal rischio, pago una certa cifra, solo che poi dopo questo rischio non si può prevedere, quindi alcuni bilanci di alcuni comuni hanno sofferto molto di questa situazione. Facciamo l'esempio di Torino, che è la città vicino a te, insomma, per Sì, ma esempio. guarda, intanto sempre, ma questa è un'informazione che ho tirato giù dal sito di Banca d'Italia in questi giorni, emerge che in tutte le regioni, tranne la Valle d'Aosta e il Trentino, ci sono delle amministrazioni pubbliche che hanno a che fare con i contratti derivati. Il Veneto ha 14 amministrazioni coinvolte, la Lombardia 10, il Lazio ne ha 6, la Campania ne ha 6, il Piemonte 5 e così scendendo tutte le altre. Quindi, questi derivati oggi ci sono e creano dei danni erariali. Diciamo dal 2015 in poi la magistratura, alcune volte la Corte dei Conti, altre, ha cominciato a indagare e sostanzialmente ha quasi sempre dato ragione a chi apriva il contenzioso. Perché? Ma per diversi motivi. Primo, i derivati stipulati all'inizio del 2000 tendenzialmente avevano delle clausole vessatorie. Ad esempio, una clausola che dice che il foro di competenza è Londra, mentre la Cassazione non lo riconosce, dice no, è stato fatto il contratto in Italia e il foro di competenza è in Italia. Le banche probabilmente sono state poco caute in quegli anni. In più, fare contratti derivati, bisogna veramente sapere di cosa si parla e avere Però è anche gli vero, strumenti. Luciano, che poi di questo chi può intervenire su questa cosa? Perché poi non se ne parla, cioè non se ne parla più. Guarda, Ci sono nel queste voci. 2015 la Corte dei Conti scrisse una relazione, violazioni normative e notevoli squilibri contrattuali, leggo la relazione della Corte dei Conti, in danno agli enti per la mancata valutazione della convenienza economica dei contratti, errata contabilizzazione dei flussi derivanti da contratti di finanza derivata e poi ancora il costante valore negativo degli anni del mark-to-market, ovvero perdite sistematiche per l'amministrazione. Chi può intervenire? Ma in Italia sono due gli enti che possono intervenire. Una è Banca d'Italia che vigila sulle banche, quindi Banca d'Italia sa esattamente quali sono le banche che hanno sottoscritto contratti derivati e con quali enti pubblici li hanno sottoscritti. Quindi Banca d'Italia potrebbe intervenire sulle banche per le quali fa la vigilanza. La Corte dei Conti, che è l'ente deputato a controllare e a monitorare i bilanci pubblici e l'altro attore che potrebbe intervenire ma che non interviene. E Ecco, poi alla questo non fine, si poi fra capisce l'altro una perché, cosa. peraltro, come dicevi tu, Vincenzo, scusami, in un momento in cui i comuni hanno assolutamente bisogno di liquidità. Esatto, quindi però c'è anche da dire una cosa, che di questo argomento, che è un fatto noto, arcinoto, e purtroppo sono presenti nei bilanci di alcuni, non tutti ovviamente, ma di alcuni comuni, non se ne parla più. Cioè, in questi No. ultimi 3 anni non mi ricordo a memoria che. Guarda, c'è stata qualche settimana fa una sentenza espressa da un foro di Londra sul comune di Venezia proprio. In questo caso sono le banche Dexia e Intesa San Paolo che hanno portato al tribunale di Londra il comune di Venezia. Che però il foro competente di Londra ha dato ragione all'interpretazione della Cassazione italiana, per cui su due contratti derivati sottoscritti dal Comune di Venezia con queste due banche, la sentenza, appellabile ovviamente, quindi siamo in prima sentenza, quella sentenza ha dato ragione al Comune di Venezia che per due derivati potrà recuperare circa 30 milioni di euro. Ecco, Il quindi comune di Torino ne figuriamoci. ha 16 di derivati. Ecco, quindi immaginiamo cosa c'è sotto, va bene. Senti, Luciano, io ti ringrazio. Ovviamente con Luciano abbiamo creato questa sinergia, collaborazione, andremo ad avere alcuni contatti anche nelle prossime puntate. Noi ci vediamo la prossima puntata,
a metà gennaio, così cercheremo di approfondire ancora Volentieri, queste. vorrei soltanto chiudere Certo. dicendo una cosa. Un giornalista locale ha scritto che dal 2016 il Comune di Torino per ciascun anno ha accumulato una perdita di 15 milioni di euro e quindi dall'inizio dell'avventura al Comune di Torino i derivati sono costati 153 milioni di euro. Questo dovrebbe far riflettere. Faccio anche un appello a chi ci ascolta: se sa che nel suo comune c'è una situazione analoga, può scrivere a voi e vediamo eventualmente come cercare di affrontare la cosa, perché io credo che l'unica cosa da fare da cittadino, essendoci un possibile danno erariale, e ripeto possibile, ma non sicuro, ogni cittadino ha la facoltà di fare un esposto alla Corte dei Conti e alla magistratura, insomma. Anche perché poi 153 milioni di euro, vediamo il caso di Torino, sono tutti costi in più che sarebbero potuti servire per Assolutamente. servizi sociali. Poi ci lamentiamo che il marciapiede è rovinato, la buca Si per... configura un vero e proprio danno erariale. Poi sul Comune di Torino ci sarebbero delle cose interessanti da dire, ma magari le diciamo la prossima volta. Assolutamente, assolutamente. Poi è chiaro che ecco, con Luciano abbiamo programmato anche degli interventi con suoi ospiti, vi accenno a delle cose molto interessanti che vedremo nei prossimi mesi. Luciano, io ti ringrazio, Grazie a voi. saluto a Torino e grazie per il collegamento. Noi ci vediamo sicuramente alla prossima con i tuoi interessantissimi argomenti. Grazie. Perfetto, grazie. Grazie, ciao. Ecco, quindi sicuramente Stefano, un argomento questo che non viene ovviamente la sinistra se ne è guardata bene di questi governi che sono succeduti, Draghi, il mago delle banche, tutto tace, tutto sotto il tappeto, la polvere, poi alla fine derivati 153 milioni, secondo questa testimonianza, diciamo, di questo giornalista di Torino, insomma, sono tutti servizi che in meno erogati al cittadino. Beh, allora, diciamo che se si parla di bilancio, se si parla di voci che ci possono essere nel bilancio delle varie amministrazioni locali, probabilmente quella lì sarà una delle tante voci che se si dovesse andare a indagare si potrebbe criticare, commentare e quant'altro. Diciamo che dal mio punto di vista, così a caldo, diciamo, mi viene da dire che un'amministrazione locale non dovrebbe di certo avventurarsi in investimenti di questo tipo. Perché secondo me non hanno nemmeno le conoscenze né le banche che ci sono spesso a livello locale né tantomeno il comune, quindi poi dopo creano dei danni come in questo caso. Mi auguro che appunto la Corte dei Conti possa vigilare e chi ha conoscenza di queste situazioni le possa denunciare. Dopodiché, ripeto, nei bilanci delle amministrazioni locali probabilmente ci sono tante voci che si potrebbero criticare, che si potrebbero analizzare e che creano dei problemi poi nei bilanci, perché magari ci sono crediti, magari che sono lì nei bilanci, ma in realtà sono crediti inesigibili, però continuano a restare nel bilancio, per esempio, una cosa molto banale. Ma mi collego invece a quello che è stato detto prima, per quanto riguarda il discorso dell'evasione fiscale. Quando sento parlare, diciamo, ancora di evasione fiscale, di imprenditori che rubano, di cose di questo tipo, veramente mi O cadono, che sfruttano i lavoratori a che sfruttano i 200 euro tutti lavoratori, eccetera, quanti. mi cadono le braccia, sembra che il contante sia la risoluzione di tutti i problemi e la soluzione di qualsiasi cosa. In realtà è stato dimostrato da diversi studi, diciamo, scientifici che non c'è quasi nessun collegamento tra quello che è il tetto al contante e quella che è l'evasione fiscale, tant'è che abbiamo appena visto che nonostante ci sia il tetto del contante nel nostro paese hanno trovato dei parlamentari europei con milioni, del PD fra l'altro, con milioni di euro in contanti, perciò diciamo che per loro evidentemente il tetto del contante, che era molto più basso prima, non era un grandissimo problema. Quindi, ma scusa, ma scusa, ma non diciamo fesseria, prima c'era il certo. limite del contante a 1000 euro, questi qua giravano con 600 milioni con 600 milioni di euro, ma di cosa stiamo, con 600 mila euro, voglio dire, in contanti, di cosa stiamo Ma parlando? proprio per questo, cioè non è che E poi, siccome io sono garantista, non è che lo sono, cioè lo sono per tutti, quindi anche perché se uno sbaglia il ma per centro-sinistra poi deve piacere. rispondere, non è che io faccio differenza se il centro-sinistra sbaglia o non Siete sbaglia. Proprio garantisti per quando si questo, tratta di quelli se di non ci sinistra? fossero i contanti, queste cose qui non sarebbero
sarebbero accadute. Ma scusa, ma prima, ma quant'era il limite? Ancora di più sostengo allora, il fatto ti faccio la domanda, sai quant'era il limite del contante fino a prima o non lo sai? 2000 euro, 2000 euro dovrebbe essere. E quanto era ancora tempo fa? Era a 1000 euro, era anche a 1000 euro, è stato anche, c'è stato un bel pezzo anche, il limite del contante è 1000 euro. E quindi questo cosa ha comportato? Non è cambiato nulla. No, non è cambiato nulla. Se lei dicesse i dati se uno corretti, ha dei soldi in nero, se ma lei scusami, dicesse i dati corretti, scusa, questi ultimi due anni con l'aumento dei pagamenti ma scusa, è diminuita l'evasione fiscale. Scusa, ti faccio una domanda. E invece studi hanno dimostrato invece di parlare di evasione fiscale. Ti faccio una domanda. Ci, no, ti posso vale vale o dirlo, dirà se stesso. Posso fare una domanda? Ma se uno paga in nero e si tiene i soldi contanti, deve pagare qualcuno in nero. Che cosa se ne frega del limite del contante? Perché i soldi che sono in nero per definizione rimangono in nero, non è che uno li va a depositare sul conto corrente. Ma questo, che la Svezia, cioè, che tra due anni non avrà più il contante, vuol dire che vivi sulla luna. La Svezia che tra due anni abolirà il contante, cose, dai, il nero non esiste, perché non può esistere, perché se tu abolisci il contante il nero non può esistere. La Svezia, che ha praticamente un'evasione fiscale vicino allo zero, scusa, ha tutto tracciato. Ma scusami. Comunque qua si vogliono difendere i farabutti, gli evasori, che ripeto, sono una minoranza. E però c'è qualcuno che vuole difendere questa minoranza di evasori, di farabutti. E allora, siccome io penso che i danni erariali del pubblico vanno condannati senza se e senza ma, con sentenze anche belle pesanti, lo stesso deve valere anche per il cittadino che evade le tasse. Perché come ci sono 100 miliardi di euro fiscale, a Catania non è solo la sinistra, amministrazione di centrodestra, quasi 1 milione di euro di danno erariale, uno dei più grandi danni erariali nel comune di Catania. Quindi di cosa stiamo parlando? Allora, va da destra a sinistra. Allora, cioè, se deve essere scusami, se deve essere garantista, devono essere anche puniti gli sprechi, quindi tutti gli sprechi pubblici e gli amministratori che sprecano il denaro pubblico. Siamo d'accordo. Però Guglielmo, vorrei dire, scusami Stefano, vorrei chiedere però Guglielmo, alla fine in Italia fare l'imprenditore è diventata la cosa più difficile del mondo, perché quando apri la partita IVA ti arriva subito 5.000 euro di IMSS da pagare a quota fissa, con 2.500, 3.500 a secondo dei casi, artigiano e commerciante, però poi alla fine le banche non ti aiutano, sei già un evasore, perché appena apri la partita IVA sei già un evasore. Dove andremo a finire di questo passo? Cioè, ecco, quindi chiedo, perché poi qua... Io sono ancora fiducioso che questo governo... prossimo anno inizi a interessarsi degli imprenditori a qualsiasi livello, che sono stati trascurati in questi ultimi 10 anni sicuramente. Diciamo che il più vicino che era è quando c'era l'epoca Berlusconi. Quindi in questi 10 anni non sono mai stati vicini il centro-sinistra agli imprenditori. È molto difficile fare anche l'imprenditore con le normative, sia dai comuni, sia se hai a che fare con la provincia, con la regione. Cioè ci sono cosa che bisogna girare tutto quanto, cioè diminuire per favorire l'imprenditore. Se funziona l'imprenditore e non lo si mette in croce, come si dice da noi nel Veneto, questo fa lavorare più gente. È questo che il governo dovrà fare. Io auspico che faccia questo il governo. Non lo voglio adesso in 2 mesi, lo voglio vedere il prossimo anno. Guglielmo, ho fatto questa domanda perché poi alla fine abbiamo un sacco di ragazzi che vanno all'estero a lavorare, no? Perché in Inghilterra adesso una volta di più, ma adesso di meno, vanno in giro in Germania, in Australia. Io quasi molti dei miei amici hanno i loro figli che sono sparsi per l'Australia, Londra, l'America, in Argentina. Ma dico io, se non diamo la possibilità agli imprenditori di assumere, quindi non favoriamo, non a parole, perché a parole siamo buoni tutti, favoriamo... L'Agenzia delle Entrate non deve essere una forma di repressione verso l'imprenditore, verso il cittadino. Sì, però bisogna dirlo solo a parole, gentile signora Meloni, signor Presidente del Consiglio, ma bisogna farlo, attuarlo, non mandare sempre raccomandate in continuazione. Come può essere un imprenditore o un libero cittadino migliorare l'aspetto economico se i 1000 euro che guadagna li deve dare 500 euro, di cui il 90% sono sanzioni, quindi tasse su tasse, interessi di cose pagate. Quindi cioè, come non si risolverà mai questa situazione. Io, Paesante, poi magari voi sentiamo Paesante. Termino un attimo, poi lascio. Volevo terminare che prima entro anche su questo. Si è parlato, si è dimenticato dei derivati, come Padova aveva 10-13 milioni investiti dalla giunta Zanonato all'epoca, se non ricordo male, ma credo ricordare bene.
voglio dire, non solo quello in questo momento sta dormendo, a me, io sono anche per esempio vicino a quelli che hanno chiuso la Banca Veneto, la Banca Vicenza, ah, si è dimenticato sì, tutti. sì. Ma voi sapete, esempio, qual è stato il rimborso? Perché qua, per il telegiornale, per i giornali, sembra che abbiano ricevuto 100 su 100, cioè se uno aveva 50.000 euro ha ricevuto, no, ha ricevuto il 30%, ha ricevuto 15.000 euro, per far capire. Cioè non ha avuto niente, aveva i suoi risparmi di una vita che aveva investito in queste banche. Ma come è stata presentata dalla stampa, anche nel caso di questo, perché ho trovato anche ieri, fatalità, uno dice, hai saputo qualcosa? Ho detto, ho letto riguardante che stanno condannando qualcuno, ma i soldi indietro non sono arrivati, se non il 30% di quello che hanno investito. Detto questo, i derivati uguali, per quanto riguarda poi, se adesso stanno arrivando le cartelle, mi viene da pensare, conoscendo i tempi delle amministrazioni, i tempi del governo, non sono decisioni di questo governo, sono sicuramente input che era del governo precedente. Io vorrei, non sono in grado, però è una cosa che potresti fare anche tu. Io sono convinto che queste cartelle che tu hai evidenziato questa sera per ben 3-4 volte siano, diciamo, autorizzazioni a procedere non di questo governo. Io spero, tornando al discorso del lavoro, che la Meloni faccia veramente un aiuto agli imprenditori, che chi assume, è importante questo, che chi assume sia sgravato da alcune tasse e ci sia meno difficoltà ad aprire un'azienda, perché troppo, chiunque voglia fare un lavoro per conto proprio è in difficoltà ogni volta. È in difficoltà. Scusa che ti ho No, assolutamente. tolto. No, nessun problema. Prego, Stefano. No, a parte che, allora, vorrei dire, non vorrei che fosse passato il concetto prima, ma io mi auguro che ovviamente se in alcune amministrazioni ci sono dei bilanci o sono state fatte delle operazioni incaute con i bilanci, ovviamente che siano perseguite o che siano comunque poste in essere tutte le azioni a tutela dell'amministrazione pubblica e dei cittadini nei propri comuni. Questo ovviamente. Per quanto riguarda il discorso di cui stavamo parlando prima, evasione fiscale, aiuti agli imprenditori e quant'altro, diciamo che chi continua a sostenere queste tesi sul contante, sul fatto che gli imprenditori sono tutti dei ladri che non pagano le tasse, anche prima si parlava del discorso delle cartelle, no? Cioè vuol dire che non ha, secondo me, ancora capito come funziona il sistema sostanzialmente. Anche perché adesso si diceva no, le cartelle che continuano ad arrivare, comunque sono cartelle vecchie, probabilmente arrivano da anni precedenti. Il governo di oggi, una delle misure che, come dire, sicuramente è una misura positiva, ma non è positiva solo per chi ha la cartella, è positiva anche per lo Stato, è quella della, come dire, ad esempio della rotamazione, perché quella rotamazione si vanno a, come dire, a smuovere quei crediti che sono incagliati, che sono lì fermi, non li pagano, quindi è inutile tenere in bilancio dei crediti che non incasserai mai, almeno incassane una parte e porta a casa qualcosa e libera qualcuno da un Ma è problema. l'atteggiamento che deve cambiare, cioè a parole, quando Esatto. dicono che Dopodiché, l'Agenzia delle Entrate deve avere un atteggiamento verso il cittadino, sì, ma deve avere un atteggiamento collaborativo, qui invece abbiamo un atteggiamento repressivo. Ricordiamoci, Stefano, bisogna che lo citiamo, le centinaia di pignoramenti che sono arrivati sulle aziende prima, appena insediato il governo, a decine, quindi che hanno bloccato fidi, aziende sono andate in difficoltà, hanno perso gli affidamenti in banca perché la banca quando ha visto il pignoramento ha revocato i fidi, sono arrivate numerose testimonianze qui in studio, abbiamo avuto anche altri tuoi colleghi che ci hanno raccontato di altre città, quindi questo non è un atteggiamento collaborativo, signora Meloni, è il contrario, è un atteggiamento vessatorio, cioè quindi cioè della serie, molti imprenditori purtroppo hanno pagato tutto pur di liberarsi del problema. Sono d'accordo sul fatto che stanno arrivando tante cartelle, e sono tante di queste delle cartelle che, come dire, si stanno muovendo da tutto il periodo Covid, perché fondamentalmente durante il periodo del Covid tutte queste cartelle, di questi avvisi sono rimasti fermi, sono stati bloccati e adesso l'Agenzia delle Entrate o i vari enti, INPS, INAIL e quant'altro, stanno cominciando a scrivere e mandano via tutto quello che non è andato via prima fondamentalmente. Quindi io capisco le tue osservazioni, come dire, e le trovo giuste, bisognerebbe sicuramente fare qualcosa e sono pienamente d'accordo. Mi rendo conto, però, come è stato detto prima, che questi avvisi arrivano da periodi precedenti e
E quindi non è semplice, come dire, appena siete al governo e non ancora varata la manovra, poter mettere le mani molto velocemente su queste cose, purtroppo. Io mi auguro però che, come dire, magari anche attraverso gli emendamenti che sono stati posti sulla manovra in questi giorni, prima di arrivare a fine anno, che si possa fare qualcosa di più per quello che riguarda il lavoro, la detassazione del lavoro, la defiscalizzazione anche, ecco, scusa, del lavoro. Se ti interrompo, Stefano, il regalo dell'Agenzia delle Entrate al governo di destra è governo senza palle, perché possiamo dirlo, tanto siamo in una fascia oraria in cui possiamo dire certe cose, però ecco, ricordiamoci che purtroppo arriveranno molte cartelle esattoriali il 22 e 23 di dicembre, perché ne arrivano ogni giorno, quindi ormai i postini sono pieni di belle cartelle, di buste verdi, quindi... Ma io ripeto, stanno arrivando un sacco di cartelle, il governo non ha fatto molto con questa manovra finanziaria, ma non solo per quanto riguarda le cartelle. Adesso uno su tutti, ogni tanto no, forse ci si dimentica del bonus 110, ad esempio ci sono tantissime imprese che sono in difficoltà col 110, perché? Perché hanno dato la possibilità alla banca di acquistare i crediti fino ad un certo punto. Hanno fatto cominciare le aziende a lavorare con le altre imprese o con le famiglie che hanno deciso di fare 110, e adesso cosa hanno fatto? Hanno bloccato la cessione dei crediti. Questo significa che le aziende non sono in grado di finire i lavori perché la banca non gli dà i crediti, non gli dà i soldi. Cioè, anche questa è un'assurdità, perché tu Stato... Mi dici esiste il 110, puoi cedere il credito alla banca, poi a un certo punto mi arrivo a metà dei lavori o al 70% dei lavori e mi dici no, sai cosa c'è, io non soldi non te li do, se ce li hai te li tiri fuori tu per finire il 110, se no non so cosa dirti. Cioè, neanche in Africa succedono queste cose, quindi voglio dire, anche su questa cosa io mi auguro che il governo Meloni dia una risposta entro breve, perché attualmente non c'è ancora nessuna risposta in merito a questa situazione, perché l'unica cosa che hanno saputo inventarsi è stata quella di pensare ad un bonus non più 110 ma bonus 90 con una soglia di reddito a 15.000 euro, che io mi domando, cioè prima davano il super bonus 110% a tutti. È stato un obbrovio. Sto dicendo proprio questo, cioè si passa da un estremo all'altro. Prima bonus 110 a tutti, due abitazioni a testa, adesso bonus 90 a uno che ha un reddito di 15.000 euro, ma uno che ha un reddito di 15.000 euro non ci pensa nemmeno a tirare fuori i soldi per fare la casa, probabilmente penserà prima a mangiare che fare il bonus sulla casa, e a quel punto io mi domando, ma chi è che farà il bonus 90? Probabilmente qualche furbetto che metterà la residenza di qualcuno da qualche parte che abita là fittiziamente e farà il bonus 90 facendo risultare che quella persona abita da sola e ha un reddito basso. Però alla fine, cioè, in Italia purtroppo le cose non sono mai come dire, moderate, corrette, no, o da un estremo oppure un altro. Bisogna perché fare le cose fanno, che hanno senso. No, perché si fanno le cose di propaganda. Il governo 5 Stelle ha fatto l'eccesso sia per quanto riguarda il reddito sia per quanto riguarda il 110. Perché se tu non metti norme a controllare le modalità, giustamente, se adesso si parla della legata del reddito, però voglio dire, tanto i buoi sono scappati tutti in questo ormai anno abbondante, quindi, questa è la verità. Quindi, su questo argomento potremmo discutere una puntata intera, siamo in chiusura, quindi ormai il nostro tempo sta scadendo, quindi saluto Carlo Guglielmo, Coraggio Italia. Qui alla mia destra Stefano Pesante, il nostro opinionista, dottore commercialista. Poi abbiamo invece avuto qui in studio Alberto Ruggin, referente di Più Europa per Padova. Grazie. E poi invece il collegamento Skype, Salvatore Gigante, imprenditore fottuto dallo Stato, che non è una parolaccia ma è la sua pagina Facebook, e invece Luciano Bosco in collegamento da Torino, mentre Salvatore Gigante è in collegamento da Sassari, Luciano Bosco invece il collegamento Skype da Torino con il nostro nuovo format con cui collaboreremo, sovranista sarà lei. Anche con Salvatore Gigante avremo dei collegamenti periodici già a metà gennaio dopo le feste. Bene, noi ci vediamo mercoledì prossimo, però nel frattempo faccio un invito alla signora Meloni e dico, signora Meloni, Presidente del Consiglio, la campagna elettorale è finita, invece di raccontare cose legate al post 40 euro, 50 euro eccetera, ricordiamoci delle promesse elettorali, quindi attuiamo e miglioriamo, sburocratizziamo. Io mi ricordo qui gli ospiti in studio del suo partito che raccontavano sburocratizziamo, miglioriamo, efficientiamo. Bene, io mi chiedo dov'è tutte queste cose che lei ha promesso in campagna elettorale. Cominciamo, un po' di coraggio, che non è Coraggio Italia ma è ovviamente un po' di sostegno, noi la sosteniamo e la vigileremo, faccia
e mantenga le promesse per cui lei ha combattuto, perché gli italiani l'hanno votata per quello. Grazie, a mercoledì prossimo. Grazie, Roberto. C'è un po' la macchinazione, non c'è una bonifica.